Questi sono i 10 giochi che hanno segnato la mia vita. State con me. Ciao amici, bentornati su WK Studio, io sono Alberto e oggi voglio parlarvi dei 10 giochi che hanno segnato la mia vita. Non i più belli, non i migliori, non è una guida all'acquisto, è una classifica personale di mio gradimento. Sono i giochi su cui ho passato più tempo, quelli che ho amato, in qualche caso quelli che ho odiato, quelli che mi hanno fatto incazzare. Io ho 43 anni, videogioco da quando ne avevo 6, quindi è difficile, è difficilissimo, anzi... Scrivetemi i vostri giochi della vostra vita, mettetemi un commento qua sotto e ditemi i vostri 10 giochi che vi hanno definito. Ecco i miei, ne cito qualcuno che non è entrato in classifica, ma su cui ho speso del tempo, lacrime, sudore, sangue, denaro, imprecazioni, eccetera. Heroes of the Storm, un MOBA. I MOBA sono accattivanti perché sono online, sono veloci, sono una sega io sui MOBA. Una cosa che nasce come, credo, una mappa alternativa di Warcraft 3, Defender of the Ancient, Dota, poi diventa LOL, o forse prima c'era LOL, poi diventa... Comunque, LOL e Dota sono per giocatori forti. Chi non è un giocatore forte... ha amato Heroes of the Storm e io questo gioco l'ho amato. Non sono mai stato bravo, non ho mai raggiunto livelli siderali, però ci ho speso veramente tanto tempo, mi sono divertito, è una sorta di antologia dei personaggi Blizzard ed è dannatamente ben fatto. Peccato che non se lo caghi più nessuno, che sia ormai praticamente un gioco morto, pochi streamers, non c'è più una scena competitiva, ma secondo me è una gemma un po' mistrattata. Poi devo citare una roba per il Nintendo Switch, per forza. Quindi, Metroid Dread mi ha salvato una di quelle vacanze al mare in cui Cammy vorrebbe stare tutto il giorno in spiaggia e io ci devo stare, però c'ho il mio Nintendo Switch. Ho finito Metroid Dread in una di quelle vacanze, che se non ho spaccato il Nintendo Switch, diciamo che è andata bene. Fantastico, dai tempi del NES al Super NES, per passare dal GameCube. Però Metroid Dread mi ha dato veramente tanto. Ma anche tolto tanto. Gioco straordinario, difficile, contorto, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, ma Axon arriva in fondo. E che soddisfazione mi ha dato. Altro gioco che non posso non citare, Guitar Hero. Sì, lo so, musicisti che mi ascoltate, è un gioco un po' fake, perché se spendi tutto quel tempo su Guitar Hero, impara uno strumento. Sono d'accordo. C'è anche una bellissima chitarra di legno massello, non lo so se è legno massello, della Logitech, che pesa tanto quanto una chitarra vera, però non sono mai riuscito a fare Through the Fire and Flames a Expert, o com'è che era, Insane, non lo so, comunque fantastico. Altra honorable mention, NBA Jam. Non siamo ancora in classifica, ma questo gioco mi ha fatto impazzire. Non solo perché si poteva sbloccare Bill Clinton, ma c'era Hakeem Olajuwon. Io tifavo Houston Rockets ben prima di arrivare a vivere poi qui a Houston e l'ho amato. Grandissimo gioco, NBA Jam. E finalmente siamo nella classifica. Al decimo posto, StarCraft 2. Non sono mai stato un giocatore di StarCraft, né tantomeno di Brood War, ma StarCraft 2 è arrivato in un momento in cui avevo, sì, un po' di tempo per giocare, ma avevo anche quella voglia di esplorare gli algoritmi, l'ottimizzazione, game theory. Ci ho giocato anche sul server coreano, dove non sono mai riuscito a superare il livello bronzo, ma mi ha veramente aperto la testa. Mi ha aperto la testa sul resource management, sul teamwork, ma ha aperto la testa sull'azione-reazione, la conseguenza, se faccio questo, non faccio quello. Non è un gioco a informazione perfetta come gli scacchi, cioè tu non sai quello che fa l'avversario, un gioco con la fog of war in cui tu devi dedurre quello che può succedere in base alle poche informazioni che hai. Grazie MF per avermi aiutato a raggiungere il livello diamante senza che io facessi niente. Al nono posto,
Fallout New Vegas. Potrei anche dire Fallout 3. Perché non Fallout 4? Perché Fallout 4, adesso indignatevi se volete, ma secondo me è un passo indietro. È un gioco in cui il succo di Fallout, cioè il dialogo che se tu decidi una cosa o un'altra cambia, in realtà in Fallout 4 c'era meno di quello e c'era molto più del resto, molto più costruisci qua, costruisci là, fai qui, fai là, ci si perdeva. L'ho giocato su PC anche tanto, ma questo l'ho amato più di tutti, New Vegas. Questo è l'unico Fallout che posso dire di conoscere veramente bene, di aver finito, strafinito, e i finali alternativi, e finiscilo con Caesar, e finiscilo con la Brotherhood of Steel. Fantastico! All'ottavo posto andiamo nella Current Generation, un gioco che ho giocato su PlayStation 5, Hades. Sviluppato da Supergiant Games, uno studio che ho imparato ad amare proprio per Hades, e mi sono anche andato a giocare Bastion. Hades è un gioco che si definisce roguelike. E non è facile, eh? Muori, ci riprovi, non rimai in fondo, poi ci arrivi in fondo, ma lo devi fare di nuovo, e ancora, e tutte le volte i mostri sono un po' più potenti e tu sei un po' più potente e vai avanti e capisci le meccaniche e cominci a fare un cambiamento, poi un altro, vedi le alternative. Mi ha tenuto incollato fino al raggiungimento del platino, che sono tante ore, però vi garantisco è un'esperienza che per me è stata indimenticabile. Sto aspettando Hades 2 con grande trepidazione. Tra l'altro, se non sbaglio, è uno dei pochissimi giochi, se non l'unico, ad aver addirittura vinto premi per la letteratura, il premio Victor Hugo per la letteratura fantascientifica, per la narrazione fantascientifica. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, non Hades perché in realtà non finisce. Al settimo posto, ci voleva un po' di combattimento, Street Fighter 4. Certo, il 2 è stupendo, il 3 è meraviglioso, sul Saturn e sul Dreamcast sono fantastici, ma Street Fighter 4 mi ricorda interminabili notti a fare le combo, a fare i trials, e non l'ho mai platinato, però imparare a fare i trials, a collegare le cose, imparare la focus. E non mi è piaciuto Street Fighter 5, men che meno Street Fighter 6. Street Fighter 4 per me è il migliore degli Street Fighter che ho giocato tanto. Tutti abbiamo giocato tanto a Street Fighter 2, io martellavo le 200 lire per farle diventare con la circonferenza delle 500 e metterle nel coin op, finché poi ci hanno sgamato e ci hanno detto qualcosa là nel bar di Montegioco. Vabbè, comunque, Street Fighter 4, io sono un giocatore di Vega, che però dovrebbe essere Balrog. Vabbè, Vega, quello spagnolo con la maschera, e io non è che sono un giocatore di Vega, però mi piaceva un sacco Vega, era il mio preferito. Al sesto posto ci vuole un JRPG e il mio preferito di sempre è Final Fantasy X, che ho giocato su Play 2, poi l'ho preso per Play Vita, poi l'ho preso su Play 4, e siccome sono in cross save, potevo andare avanti con l'uno, con l'altro, con uno, con l'altro, credo di averlo platinato in aereo. Quando ho battuto Penance o Der Richter, credevo che fosse talmente una cosa da sbandierare al mondo che ho avuto un attimo il pensiero di volerlo mettere su LinkedIn. Per una laurea ho fatto questo e quell'altro e ho platinato Final Fantasy X. Una narrazione che ti cattura dall'inizio alla fine, uno dei pochi giochi per cui penso di aver pianto, perché quando Yuna sa di doversi sacrificare, perché lei è un'invocatrice, cioè ragazzi, se sei un'invocatrice, prima o poi devi fare sta roba. Ecco, quel momento mi ha fatto veramente piangere. Ho bellissimi ricordi su Final Fantasy X. Per me è il Final Fantasy più bello di tutti, supera il 7, e se non siete d'accordo me lo scrivete in un commento. Questo è uno di quegli argomenti che non bisogna toccare, come il calcio, la religione, le robe. Lo so che non bisogna toccarli, però Final Fantasy X è il mio Final Fantasy preferito, del cuore, della vita, che ricorderò per sempre e che sicuramente prima o poi rigiocherò, senza fare tutti gli eoni oscuri, magari con Zammato. Siamo in top 5 e al quinto posto, Play 2, stiamo in casa Play 2,
SSX on Tour. Ci ho pensato, metto questo o metto Tony Hawk Pro Skater, altro gioco su cui ho passato tanto tempo. Potevo metterli pari merito oppure togliere Tony Hawk completamente e parlarvi di SSX, perché questo è un gioco che io associo al freddo, a mettermi su una tuta di quelle pesanti, spesse quattro dita, e poi andare sulla neve a fare i trick. E su questo gioco io ero dannatamente bravo, naturalmente non ci sono prove di tutto questo, però facevo le combo da milioni e le tenevo e poi imprecavo ogni tipo di parente della sacra famiglia, ma lo ricordo con il cuore come se fosse ieri. Number 4. Gran Turismo. Sì, mi piacciono le macchine, mi piacciono tantissimo le macchine. Siccome non me le posso permettere, gioco Gran Turismo. Siccome non finirò mai nel circuito a guidare auto vere, però Gran Turismo, raga. Ricordo Gran Turismo 4 per la Play 2, usciva in 1080i. Widescreen sulla Play 2, c'è una roba incredibile. Gran Turismo 5, meraviglioso. Poi mi è piaciuto un po' meno, però comunque questo c'era su Play 4, Gran Turismo Sport e naturalmente Gran Turismo 7 per Play 5. Sono giochi che si sono trasformati molto negli anni, dal non avere più le auto usate a rimetterle in Gran Turismo 7, ad avere le modifiche, poi toglierle, poi metterle. Insomma, ogni declinazione di Gran Turismo col sistema delle patenti, con la varietà delle macchine, ma con il mantenere i circuiti che ormai conoscevamo da decadi, ecco, quella è una cosa che ogni volta che voglio fare un giro sul mio play seat, che adesso è pieno di roba di Stella sopra, però ogni volta che voglio fare un gioco di guida, alla fine finisco per Gran Turismo. Non è sicuramente il gioco di guida migliore in assoluto, ma è il mio gioco di guida preferito. Al terzo posto, siamo nel podio, al terzo posto, Sonic 3. Perché Sonic 3? Allora, io intanto Sonic 1 non ce l'ho mai avuto. Perché non ce l'avevo. E ho comprato il Mega Drive 2 e c'era dentro Sonic 2, che era bello, mi è piaciuto, l'ho finito, ma quanto ho aspettato Sonic 3! Mi ricordo ancora quando mia mamma mi ha portato da Per Gioco a Milano, non c'è più il prezzo, però costava una barbarità. Sonic 3, c'era Knuckles. Questo è il gioco che porto nel cuore nella saga di Sonic. Non ho mai avuto un Mega CD, certo, Sonic CD è stupendo, e Sonic Adventures 2 per Dreamcast è stupendo, il Sonic su GameCube è bellissimo. Questo Sonic per me rappresenta il mio personale apice di questa saga. Ora, se uno volesse giocare a Sonic in tempi moderni, a parte l'emulazione e tutte le madonne, però io consiglio Sonic Mania, perché mantiene sostanzialmente il core di quel Sonic che a me piaceva. Però Babbo Natale quest'anno ci ha portato anche Sonic Superstar. E perché ce l'ha portato per la Play 4? Perché all'interno di questo c'è anche la versione della Play 5, cioè ti dà diritto di scaricarti la versione della Play 5, ci vuole comunque dentro il disco, però io Play 4 e Play 5 le uso ancora abbastanza regolarmente e con Leo ci divertiamo tantissimo a giocare a Sonic Superstar. È una cosa in chiave moderna, è come parlare di, non so, New Super Mario, non so niente di Nintendo, New Super Mario Bros. Deluxe Sarcazzo sullo Switch, che sostanzialmente richiama il Super Mario 2D. Ecco, io sono un fan dei Sonic in 2D. Questo ha i fondali tridimensionali, velocità, varietà, ma sostanzialmente rimane un gioco in cui Sonic corre da qui a qui, e poi va qui e torna qui, e poi salta, poi va qui, va qui, va qui. Ecco, è un gioco 2D. Quello mi piace di Sonic. Al secondo posto, l'oscura epopea di casa Blizzard dal nome Diablo. Ma nello specifico Diablo 3. Ho giocato tanto a Diablo 2, ho giocato a Diablo 1 un po' senza cognizione di causa. È stata la mia prima esperienza di gioco multigiocatore con gente che non conoscevo. Sì, c'era forse Command & Conquer e Warcraft 3, però Diablo 2 è quello che mi ha proprio aperto il mondo al giocare online con il 56K. Mentre Diablo 3, ricordo ancora quando Kami, allora eravamo fidanzati, mi portò a comprare Diablo 3, se non sbaglio era maggio 2012, mi portò a comprare Diablo 3 e io presi una settimana di ferie. E perché la presi? Perché sapevo che ci sarei andato dentro anima, cuore, corpo, braccia, eccetera.
E va detto che Diablo 3 all'inizio era dannatamente complicato e difficile, non avevo neanche i soldi per riparare il mio equipaggiamento e infatti fu una grossa delusione all'inizio. Poi lo sistemarono attraverso diverse peripezie di versioni e di aggiunte, però la versione attuale di Diablo 3 a me personalmente piace di più di Diablo 4, che ho comprato al day one. Mamma mia se mi ha annoiato Diablo 4, bello, è bellissimo, però oh raga, questi sono i miei gusti e non ci posso fare niente. E al primo posto, il re incontrastato della mia classifica, non è un gioco per console, stiamo parlando di World of Warcraft. Mamma mia, quanto tempo ci ho passato in World of Warcraft, raga, dal 2004. Dal 2004 ho giocato fino all'anno scorso. Ecco, però, ecco, World of Warcraft, bisogna dire, tanto for the Horde. Io non ho mai giocato un personaggio alleanza. For the Horde. Forse un po' di alleanza l'ho giocato. Beh, ma però non si dice. Io sono sempre stato amante del prete non morto. Prete non morto, maschio, con i capelli così, che fra qualche anno mi vengono anche a me perché non ce n'ho più qua sopra. World of Warcraft. Ho amato il livellaggio, ho amato il raiding, ma ho amato con tutto il mio cuore il PvP. E il raiding, uno dice, sì, fai il raid, devi esserci, devi essere costante. È vero, soprattutto io da giocatore vanilla ricordo ore e ore e ore passate a non combinare niente, ma ci devi stare. Poi magari nessuno prendeva niente, tranne uno che prendeva una roba che ce l'aveva già. Però il senso di comunità, di accomplishment, di teamwork. Ho anche fatto un TED Talk a lavoro parlando delle leadership skills che ho imparato attraverso World of Warcraft. Quando gestisci una gilda, un gruppo, devi imparare a comunque gestire le persone, devi imparare a avere a che fare con il conflict resolution o il motivational. E sono cose che si possono tradurre tranquillamente nella vita e possono essere utili. L'importante è che con il giocare si impari qualcosa, si cresca, ma senza mai diventare grandi. E World of Warcraft mi ha insegnato tante cose, ma ha anche portato via tanto tempo. Soldi, beh, $10 al mese per non uscire mai di casa, diciamo che abbastanza mi ha fatto risparmiare dei soldi. Ecco, non ho mai avuto l'amore per tutte queste espansioni. Ho giocato Vanilla, ho giocato The Burning Crusade e forse intensamente non molto altro. Poi sono rimasto sempre attorno a Vanilla e alle meccaniche di Vanilla nei server. Ho avuto un ritorno di fiamma con Legion, mi è piaciuta tantissimo Legion, giocavo Rogue su Legion e poi c'è stato un enorme ritorno di fiamma in pandemia con WoW Classic. Potevo iniziare da WK Studio prima, però c'avevo WoW Classic e il mio più grande accomplishment in WoW Classic è stato il ranking. Quando sono arrivato ad avere la scritta Warlord sopra la testa, e a prezzo di tante ore, però raga, che soddisfazione. Chiunque conosca cosa significa diventare Warlord in World of Warcraft ha capito a cosa mi riferisco. Questi erano i miei 10 giochi, quelli che hanno definito la mia vita da videogiocatore. Come ho detto all'inizio, lasciatemi nei commenti i vostri giochi preferiti, ma in ogni caso non smettiamo di giocare, imparare e crescere, ma senza mai diventare grandi. Until the next one.